Eccoci qua con Marco Scaramucci, che abbiamo appena terminato l'anno, 12 mesi. Oggi è il giorno dei 12 mesi. Anche te hai fatto un bel 12 mesi, bello intenso. L'altro giorno guardavamo le misure, guardavamo tutte le foto e ci sono rimasto anch'io, perché mi ricordo ancora come se fosse ieri quando sei partito. E dove mi raccontavi comunque la tua storia, che dopo la racconterai un po' ai ragazzi, a tutti quelli che guardano questo video, e dicevi proprio c'è questa tua voglia di crescere nonostante comunque la tua esperienza calcistica. Poi c'è stato un momento molto importante che in tanti affrontano all'inizio, cioè quello di fare una scelta, e lì sei stato un po' combattuto, però poi dopo un po' di tempo mi hai scritto dicendomi ho scelto, e da lì proprio ti ho visto crescere, e diciamo che hai avuto un bel progresso. Racconta un po' chi sei, cosa fai nella vita, come ti sei approcciato a questo metodo, perché hai voluto fare questo metodo. Vai. Allora, ciao a tutti, innanzitutto sono Marco. E, io guarda, sono stato sempre uno sportivo, mi sono sempre allenato tutto, oltre al calcio, anche in palestra, eccetera. Però non sono riuscito mai a trovare quel risultato che volevo, in pratica. E vedendo, io più o meno stavo sempre vedendo video su YouTube, applicazioni, eccetera, però non mi vedevo come volevo essere, insomma. E dopo ho visto a voi su Facebook, e all'inizio è normale, stai sempre un po' trattenuto da qualcosa, no? Come per dire lo faccio, non lo faccio, come può essere, eccetera. Però alla fine ho voluto provare, e eccoci qua. E è andato tutto bene. Io fin dall'inizio ho sempre cercato di dare sempre il massimo. Oltre a, voglio dire questa cosa qui perché secondo me è tanto importante, oltre all'alimentazione, allenamento e tutto, che è sicuramente importantissimo, la cosa importante secondo me, cioè per quanto riguarda me, è stata anche la mentalità, la tranquillità mentale e tutto, perché con la tranquillità mentale vedi anche più i risultati, secondo me. E cioè, perlomeno quello che ho visto su di me. Cosa ti ha dato questa tranquillità mentale? Riesci un po' a capire? Ma secondo me avere anche, diciamo, come te, un allenatore che ti sta 24 ore su 24, in pratica ti segue 24 ore su 24, hai un metodo. Quando prima non c'avevo un metodo, facevo tutto un po', diciamo, a caso. Invece quando hai un metodo, sai quello che devi fare durante il giorno, durante i mesi, eccetera, anche mentalmente stai più, sì, sì, meglio, più sicuro, sicuramente. Più sicuro. Dimmi un po', tu hai detto in passato ho provato in passato a fare percorsi o comunque ad allenarmi per conto mio, ma un risultato del genere, come quello che hai visto, comunque cresce il tuo corpo, hai visto, poi molte volte tu mi dici le foto delle volte non rendono, e per me comunque rendono, soprattutto perché si vede, ma hai mai avuto un risultato del genere? Cioè hai mai portato il tuo corpo a questo limite? Non sono mai riuscito a portare, no, anche perché prima quando mi allenavo da solo, pensavo sempre al cardio, sulla, e non mi portava niente, anche perché in 12 mesi con voi cardio quasi mai. Il tuo scopo all'inizio era quello di crescere muscolarmente e andare a definire, sì. Diciamo che c'è stato un bel hai avuto un bel mix, cioè tra la crescita muscolare e la definizione hai avuto un bel mix, perché solitamente chi cresce come te a questo livello mette sulla panza, ma ne mette tanta di panza, e riuscire a contenere il livello di addome, quindi di grasso, e riuscire a crescere così come sei cresciuto tu, è veramente un lavoro, io lo chiamo di dettaglio, di fino. Dimmi un po', quanto ti ha dedicato questo tipo di lavoro? Cioè nel senso, è stato un lavoro sicuramente di concentrazione, di focalizzazione, è stato lì sul pezzo e tutto,
dedicavi a livello di tempo? No, io mi allenavo, cioè avevo sempre allenamenti 5-6 volte a settimana, comunque era sempre una quarantina di minuti al giorno. Era quarantina di minuti al giorno. Ok, i tuoi allenamenti sono quarantina, 5-6 allenamenti a settimana. Palestra a casa perché non ti... casa. Okay. Io ho fatto tutto a casa perché ho una, diciamo, un mini palestra sotto al garage e mi alleno sotto casa. Però ho tutto l'occorrente, se non c'avevo tutto sicuramente andavo in palestra, ecco. Però mi sono trovato bene a casa e ho fatto tutto. I risultati sono venuti, quindi... Ti immaginavi che il tuo corpo, prima di iniziare, ti ho visto carico all'inizio, ma ti immaginavi che il tuo corpo riuscisse ad arrivare a questi tipi di risultati, che il tuo muscolo però riuscisse a crescere così? Sinceramente, cioè, io speravo, perché ci speravo, però vedendo... perché io prima mi allenavo tantissimo, io forse prima che iniziavo con voi forse mi allenavo anche tutti i giorni, e però non vedevo questi risultati, ma oltre al risultato che mi sono ingrossato, una questione di postura, io ho visto la foto iniziale con quella d'ultima, proprio anche di postura sto molto molto meglio. Sì. Sto tanto contento. Quindi vai a sfatare un po' il mito che allenarsi tanto e senza metodo, e troppo non porta niente, non porta nulla. Come dici tu sul libro, c'è da affidarsi a un mentore. Vabbè, certo, assolutamente è importante chi ci è passato. Poi man mano vado avanti e man mano vedo che bisogna stare un po' alla larga di chi ti fa tanti tecnicismi, perché alla fin dei conti tu hai visto, il nostro metodo è molto semplice, però va dritto al punto. Se vai con tutti quei tecnicismi, delle volte mi capita di vedere dei video di persone che parlano delle minime cose all'interno di ogni singolo integratore, di ogni singolo coso. Cioè, per fare il metodo, essenzialmente tu quante cose hai dovuto realmente sapere? Cioè, non hai dovuto leggerti un'enciclopedia. Poi al massimo le sappiamo noi quelle cose, però io a te non ti posso dire tutto, perché altrimenti tu ti vai in confusione e alla fine dei conti non ottieni neanche risultato. Quindi la cosa importante è sapere quella percentuale piccola di cose che funzionano, senza ad esempio guardarti tutti i video di YouTube, leggerti tutte le enciclopedie e perdere tempo e non aver concluso nulla. Tu invece in un anno sei riuscito comunque a sapere quel poco che ti bastava, metterlo in pratica, ottenere risultati e oggi sei qui a parlarne. Sì. La cosa cambia, ok? Quindi sei riuscito a portare a casa. E questo poi ti crea che cosa? Sicurezza, autostima, ti dà fiducia in te stesso, ti rende più forte se domani devi andare a fare un'altra scelta. Non so, se devi scegliere un nuovo lavoro, oggi ci vai con un'autostima diversa rispetto all'anno fa. Certo. Per forza. Sì. Perché sai che anche qui hai vinto. Punto, basta, finito. Certo. No, infatti sono veramente contento. Ok, quindi questa è una cosa che molti sottovalutano, però no, il tempo è fondamentale quando si ottiene un obiettivo, ed è importante metterti un obiettivo. Noi ci siamo messi un anno come obiettivo, già 6 mesi comunque avevano ottenuto già dei risultati. A chi consigli un percorso del genere, Marco? Io lo consiglio a quelli, cioè fondamentalmente a tutti, perché è un metodo, oltre che ti cambia fisicamente, eccetera, quello che vuoi arriva tu in generale, ma anche un fatto mentale. Come dici tu, ti cambia, sei più sicuro di te stesso, è tutto. Quindi lo consiglio a tutti. In più, voi siete persone valide, state sempre 24 ore su 24 a disposizione, e c'è da sfatare il mito che allenamento a distanza non conta niente. A distanza, anche perché io ho visto su di me, sono andato in palestra a fare il peso mio, ci sono molti personal trainer, diciamo tra virgolette, che fanno le schede ma a caso, cioè fa una scheda per tutti. Purtroppo. E non otterrai mai. Ecco. Sì, purtroppo ti accorgerai spesso che quello che manca è la visione insieme, ma te ne sei già accorto. Cioè, noi ti abbiamo dato quelle 2, 3, 4 cose da fare, 5 cose da fare, che poi hanno divise mese per mese, tu le facevi,
però non ho quelle 3-4 cose da fare, non erano 100 cose da fare, oppure faccio il test su di te. Non è che noi testiamo su di te, è già stato testato, tu fai quello, è garantito, ottieni il risultato. Quindi è diversa come cosa. Ma poi dopo uno pensa anche quando inizi un percorso del genere, no? Anche nel fatto dell'alimentazione, eccetera, hai una maglia di restrizioni, no? Perché devi fare il fisico e tutto, invece non è assolutamente così. Io rispetto a prima mangio 10 volte tanto rispetto a prima. Non mangio, come dice tutti, pollo, riso e, sì, e quello che vogliono dire la gente, ma certo, è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Un ringraziamento ancora a Marco per questa video testimonianza e complimenti ancora, e un saluto a tutti quelli che guarderanno questa video. Grazie ancora, Marco. Ciao.